L'epidemia dei generali irrequieti si allarga. Dopo l'Algeria è ora la volta della Corea, dove il generale di divisione Chang Do-yung ha rovesciato il governo. A Seul i sudcoreani hanno accolto la notizia del colpo di Stato con una certa freddezza e diffidenza. Poi si sono scossi dall'apatia e sono scesi nelle strade per dimostrare la loro solidarietà con gli insorti. Chang Do-yung si propone di combattere il comunismo e l'estrema povertà del paese e di porre fine alla corruzione di cui ha accusato l'amministrazione del deposto premier John Chang.